momento per te giocare in un ruolo terzino destro, no? Che alla fine l'avrai anche ricoperto magari in carriera, ma non è il tuo ruolo, no? Per il quale è stato preso. Quali sono le difficoltà maggiori che uno può incontrare in quella posizione? No, sinceramente non l'avevo mai fatto, perché ho fatto solo il terzo di difesa, ma io ho ascoltato in settimana il mister, quello che mi ha detto, diciamo c'è stato bisogno nelle scorse partite, c'è stato bisogno anche oggi, io ho fatto solamente quello che mi è stato chiesto nel miglior modo possibile, naturalmente. Tante occasioni Roberto per l'Empoli, ma alla fine è finito con un pareggio, un po' più di precisione magari avrebbe aiutato. Un po' più di precisione o anche meno precisione, anche il mio tiro se magari lo prendevo male magari poteva entrare, invece sono stati bravi anche loro in alcune occasioni e in altre siamo stati meno bravi noi. Ciao, buonasera, ti chiedo quanto ti ha pesato il cartellino giallo preso nel primo tempo, perché ti ho visto molto propositivo nel primo tempo e un pochino meno audace nel secondo, perché penso sapevi di avere un cartellino giallo speso nei primi 45 minuti. Ma vabbè, sinceramente lì ero scivolato, però cioè, non è il cartellino alla fine, perché abbiamo fatto tre partite ravvicinate, per uno come me che giustamente non aveva mai giocato anche il ruolo terzino destro c'è un dispendio molto più del difensore centrale, quindi non è sicuramente per il cartellino. Naturalmente stavo più attento nelle entrate o quando magari mi puntavano, però per il resto non è stato il cartellino, diciamo.